Mi chiedevo dove fosse. Volevo vedere l'alba. Mi piace qui. Ci vengo spesso. È come essere soli col mondo. Abbiamo liberato centinaia dei nostri e continuano ad arrivarne. Chi sogna la libertà arriva a Gerico. Le cose stanno cambiando. Sembri preoccupato. Tutti quanti mi obbedivano senza fare domande. E quel tipo di potere è inebriante. È spaventoso al tempo stesso. I media parlano di quello che è successo stanotte. Gli umani hanno paura. Temono una guerra civile. Molti dei nostri sono stati uccisi per rappresaglia. Gli umani ci odiano. Non ci daranno mai la libertà. Gli umani non sono tutti uguali. Alcuni sanno che non possono impedirci di conquistare la nostra libertà. Non ci hai parlato molto di te da quando sei con noi. Com'era la tua vita prima di Gerico? Vivevo in una bolla, in un mondo che era soltanto mio. Quando sei felice, non fai caso a come stanno gli altri. E tu, invece? Non mi hai detto molto di te. Cosa facevi prima? Non ne voglio parlare. L'androide che guardavi al negozio. Ti ha ricordato il tuo passato, è così? Nort, stiamo lottando insieme. Dobbiamo conoscerci per fidarci l'uno dell'altra. Non ero niente. Solo una bambola programmata per soddisfare gli umani. Un giocattolo per il loro piacere. Un giorno ero stata noleggiata da un uomo. E all'improvviso ho capito che non ne potevo più. L'ho strangolato e sono scappata. Adesso sai tutto. Perché te l'ho detto? I tuoi ricordi. La casa di Carl. Ti hanno dato per morto nel suo studio. Ho visto i tuoi ricordi anch'io. L'Eden Club. La morte di quell'uomo. Era come se fossi lì con te. Nort!
Questo è un suicidio. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare idea. Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. È un momento storico. Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Marcus, ti prego, non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Questo è l'unico modo. Ci sono androidi pronti a lottare. Più siamo, più forte è il messaggio. Libertà. Siete liberi. Quel cazzo di video che hanno fatto è assurdo. Vedere uno di loro parlare così, come una persona, è pazzesco. Vuoi passare il mio pezzo di androide tutta la sera? Dai, non fare così. Seguiteci. Forse è questo. La Cyberlife sta registrando tutto. Ciò potrebbe spiegarci proprio. Libertà. Libertà. Dovrei bloccare la strada. Niente più catene. Dove credi di... Lascialo stare. Ha scelto la libertà. Libertà. Non serve più obbedire. Libertà.
Che cazzo state facendo qui? Ehi! Disperdetevi! Disperdetevi immediatamente! È un ordine! Di quella puttana! Centrale qui, pattuglia 457. Ho parecchi androidi davanti a me. Non so, centinaia? Migliaia? Stanno marciando? Sì, marciano lungo la strada. Che cazzo ne so? È una manifestazione pacifica. Vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi. Vogliamo soltanto essere liberi. Questo è un raduno illegale. Disperdetevi subito o apriremo il fuoco. Non vogliamo nessuno scontro. Non è un attacco. Non intendiamo farvi del male. Ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà. Ripeto, questo è un raduno illegale. Se non vi disperdete subito, apriremo il fuoco. Marcus ci uccideranno. Dobbiamo attaccare. Siamo in tanti, possiamo farcela. Se li attacchiamo, sarà la guerra. Non possiamo apparire violenti. Dobbiamo solo resistere anche a costo della vita. Morire qui non serve a niente. Marcus, dobbiamo agire ora, prima che sia tardi. Non sparate! Non sparate! Ce ne andiamo! Affermativo. Al mio segnale! Vieni, Marcus. Andiamo via.